altre. La regione è caduta sotto l'illegalità delle firme false, ma anche sotto il disonore, prima ancora dell'illegalità, delle mutande verdi. Ho, come dire, la soddisfazione ma anche l'orgoglio di essere indicato al Partito Democratico per una sfida che affronta una fase di emergenza della regione e, diciamo, l'orgoglio, questo sostegno, questa candidatura mi fa sentire, come io, a dire la verità, sono sempre stato e mi sono sempre sentito parte della grande famiglia della sinistra riformista italiana. Noi abbiamo scelto un candidato che ha tutte le caratteristiche, il profilo, l'autorevolezza per raccogliere un consenso molto vasto, anche oltre i confini tradizionali del centro-sinistra. Chiamparino è stato un ottimo sindaco, è un uomo che parla alla società torinese e piemontese in modo largo, può raccogliere una fiducia vasta e intorno a lui si possono mobilitare le migliori energie della regione per rilanciare il Piemonte dopo 5 anni di stagnazione, incertezza e paralisi. Non è che questo fatto che Chiamparino non si è iscritto al PD, insomma è la prima volta che si è indicato qualcuno che non è iscritto al PD senza nemmeno le primarie. Ma guarda che se guarda la storia della sinistra di candidati sindaci o presidenti di regione che non avevano un'iscrizione di partito, ce ne sono moltissimi, quindi non è questo il punto. In ogni caso sappiamo tutti che Chiamparino, anche se non iscritto, ha sempre avuto un rapporto particolare privilegiato con il PD. Facciamola un po' più mossa, che un po' più mossa, sono sempre... Va bene. Sergio Chiamparino è il nostro candidato presidente della regione, è la nostra storia Sergio Chiamparino, è i nostri valori, anzi... PD in questo momento appoggia una candidatura di un esterno al partito che non ha voluto rifare la tessera senza nemmeno rifare le primarie. Non è vero questo, Sergio, mi pare che l'intervento di oggi stia tutto a dimostrare che Sergio Chiamparino è un interno al PD. Io spero che si iscriva e nel lavoro che faremo, e che ciò che abbiamo fatto qui oggi, c'è che lui sia casa, no, che lui si riconosce in noi, che si considera casa propria, e del resto mi pare che la commozione di oggi lo rende evidente. Quindi che lui sia o scritto meno al PD, e lui è il cuore del PD. Cioè, per questa comunità che c'era qui, che era Genera, Chiamparino è il PD. Come sono state le primarie allora, se mi dice che così, se è vero che questo spirito è così condiviso? Perché non ci sono state le primarie perché non c'era nessun candidato in grado di competere e vincere con Chiamparino, perché tutti i partiti della coalizione tranne SEL erano determinati a sostenere Chiamparino.